Allora, ho 5 minuti per dire tutto ciò che c'è da dire su queste gare 1 di primo turno di playoff 2021, quindi andiamo. Allora, Clippers male, Lakers male male, Utah ancora peggio, ma mi va bene così. Utah male equivale a dire Franz bene, quindi forza Memphis e quel carro armato di Dillon Brooks, che da oggi sarà arma Dillon Brooks. Eh già, già. Sembrava la fine del mondo, ma alla fine già è qua. Ed anche RJ è qua. L'unico a mancare è Zion, ma su Ciccio non mi esprimo per non mettere il dito nella piaga. La gente torna nei palazzetti e già questo, ragazzi, è un colpo emotivo che fa un certo effetto. In particolar modo al Garden, dove Spike Lee è presente ed eccitato. Manco mia figlia a Natale con la casa delle Barbie davanti. Peccato che i giovani Knicks abbiano l'effetto opposto. Impauritissimi ad inizio partita, diciamolo, si stavano veramente cagando addosso. Partita che svolta con l'ingresso di Derrick Rose e Taj Gibson, i veterani. Per loro solo tanti cuoricini e tanto amore incondizionato. Bene anche Quickley, che quando distribuivano la paura stava da tutt'altra parte. Sta di fatto che a vincerla è uno strepitoso Trae Young, anch'esso all'esordio ma con un sangue da rettile, con tutti i giovani di Atlanta. E sangue da rettile anche per Devin Booker e DeAndre Ayton, che affossano gli espertissimi Lakers a suon di canestri, rimbalzi e difesa. Giallo-viola imbarazzanti, come mai prima d'ora nei playoff, e Drummond, signori, è l'ultimo dei problemi, anzi. A dirla tutta e guardando le mere statistiche è stato pure uno dei migliori, per cui traete voi le conseguenti conclusioni. Ma passiamo dall'altro lato di Los Angeles, che dire dei Clippers? Dalla prossima Lou ha detto che Kawhi sarà fisso su Luchino. Che li battano i Finney-Smith o i Tim Hardaway, non dico Porzingis, semplicemente perché ci ho perso le speranze sull'unicorno. Vi dico solo che guadagna 30 e tra qualche anno arriverà a 36. Calci in culo direte no, milioni di dollari. Auguri ai Mavs. Denver-Portland, la serie degli ex col dente avvelenato. Carmelo torna in quella che fu casa sua e dopo lo scippo del numero 15, che per inciso era il suo numero ed ora è quello di Jokic, si sente fischiato e insultato dai tifosi, senza un motivo, così. Fischiamo Carmelo, dai. Ma soprattutto potrebbe essere la serie della vendetta per Nurkic, che fu tradato da Denver per far spazio al Joker e non la prese bene all'epoca, anzi. Disse che alla prima occasione avrebbe dimostrato il suo valore contro Denver. Ma visto che negli ultimi 2 anni è stato più in infermeria che in campo, ora il momento è finalmente giunto. Aspettiamo con ansia una tua grande prestazione, Yusuf. Detto questo, potrebbe essere una serie lunghissima come una serie cortissima. Stotts ha finalmente avuto un'intuizione buona dopo anni e anni di carriera. Ha tolto gli assist a Jokic e l'attacco a Michael Porter Jr. Senza Murray, chi altro c'è che può prendersi tutti i tiri in autonomia? Boh. Portland offensivamente ha molte più armi ed è il motivo per cui li vedo avanti. Ma vogliamo spendere 2 parole su quella che ad oggi è la più bella partita della stagione? Parlo di Miami-Milwaukee. Jimmy Butler tira manco fosse ad un coca party di bassissimo livello, tantissimo e malissimo. Giannis si caga addosso e mette a segno persino una violazione di 10 secondi dalla lunetta. Cosa non si fa, per non peggiorare le percentuali, Giannino? Alla fine, il caghetta Middleton, o meglio dire l'ex caghetta Middleton, risulta il migliore in campo, con il quasi buzzer beater a 0-5 dalla fine. Partita splendida, serie splendida, interpreti clamorosi, difese impenetrabili. E siamo solo all'inizio. Evviva lo sport! Philadelphia gioca il gatto e il topo con Washington, 76ers superiori in tutto, allungano e si fanno recuperare fino a fine partita, quando Westbrook decide di perdere l'equilibrio e calpestare la linea laterale, regalando la partita a Embiid e a un Tobias Harris da 30 punti nel primo tempo. Temevo, ragazzi, temevo il sessantello, invece tutto è tornato alla normalità, per fortuna tra l'altro, altrimenti altro che invasione delle cavallette. Ultima serie, Nets Boston. Celtics stoici, niente da dire. Smart ha pure provato a spezzare a metà Durant, che è caduto a terra tipo Unreal Engine 2, quando ammazzi qualcuno, sai, su Unreal Tournament. Si sono persino sentite tutte le ossa rompersi, ma si è alzato come nulla fosse. A me, tra l'altro, che non piacciono i film horror, anzi li aborro,
ha fatto realmente impressione quella caduta. Pensavo fosse finita, non la stagione, non la carriera, proprio la vita di KD. E poi un ultimo appunto. Forza Chris Paul. Dai, forza Chris Paul. Negli ultimi anni ti sei sempre infortunato in post-season, ma arriverà il tuo momento prima o poi. Fidati. Mannaggia al papavero.